Si è aperta ieri sera la 15ª edizione del Granara Festival con Reality di De Floriane Tagliarini, uno spettacolo particolare che entrava subito nel tema che avete scelto quest'anno, che è? Quest'anno il festival si intitola Spaesati e intendiamo questo spaesamento, su cui vorremmo riflettere anche in questi giorni, in relazione alla nostra realtà quotidiana e in relazione ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo. Quindi aprire con Reality è stato emblematico, perché chi conosce il loro lavoro lo sa anche meglio di me, loro affrontano proprio il confronto con il quotidiano e la realtà. E poi ci saranno molti altri spettacoli in questi giorni, fino a sabato 5. Questa sera c'è Oscar De Summa con La sorella di Gesù Cristo, domani sera Davide Carnevali con Educazione Transiberiana, giovedì Renata Sciaravino con Idiota, venerdì Balleraus, che è questo esperimento di Ballera anche con degli interventi però performativi, e sabato concludiamo con Rosa, con Claudia Marsicano, con la regia di Silvia Gribaudi. E Silvia ha fatto anche a corpo libero. Sì, ieri sera. Sì. E ecco, intorno a questo posto, che è un posto particolare, si è creata anche una vera e propria comunità di spettatori nei 15 anni di festival. Sì, perché sì. È così particolare questo posto? Innanzitutto sicuramente il luogo, essere così immersi nella natura e avere a cuore anche diciamo la cura del territorio ha sicuramente aiutato, e in più ci sono diverse persone che negli anni ritornano perché si sono affezionate e partecipano in vario modo anche al progetto Granara, che a parte il festival ha anche altre attività durante l'anno. Che durante il festival ci sono anche molte attività per i bambini curate da Esatto. Cento Passi. Esatto, l'associazione Cento Passi durante il festival cura tutte le attività per i bambini e per i ragazzi. E poi appunto l'associazione teatro principalmente, anche poi in collaborazione con altri gruppi, cooperativa Lecos Lab, Magra, il Museo d'Arte Contemporanea e anche diciamo tutti gli altri che ci aiutano, mettiamo insieme questa settimana. E il posto è magico perché è nato da un sogno, tanti anni fa un sogno ha dato vita a questo sì, posto. Un nucleo di persone ha iniziato a trasferirsi qua oppure semplicemente a dedicare molto tempo qui, anche proprio acquistando i ruderi e ripopolando il villaggio, che era spopolato da diversi decenni e che invece piano piano ora è tornato in vita. La comunità di spettatori è cresciuta in questo periodo anche perché assieme agli spettacoli voi proponete sì, anche sì, dei noi laboratori. Noi proponiamo questa formula residenziale, nel senso che le persone vengono e stanno al villaggio tutta la settimana in tenda. La mattina, ogni mattina ci sono laboratori di teatro e non solo, e poi dal pomeriggio altre attività, incontri e approfondimenti, passeggiate. In questi ultimi due anni abbiamo aperto di più all'ecoturismo e ora ci sono persone che vengono anche semplicemente appunto per stare, per conoscere il villaggio, per passeggiare senza partecipare diciamo alle attività teatrali. Allora la settimana è più o meno sempre quella dell'inizio di agosto e sì, lo mettiamo esatto. In agenda per il prossimo anno. Grazie, sì.